Stamattina per parlare e per ascoltare della grande musica con il maestro Diego Basso, che saluto, è tornato a trovarci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, maestro Diego Basso, che tutti conoscono come direttore d'orchestra che si muove agilmente dalla classica alla sinfonica al pop al rock, ed è impegnato proprio in queste settimane in una serie di concerti con un omaggio a questa grande band che sono appunto i Queen, che tutti conosciamo, e abbiamo voluto iniziare così con questo omaggio musicale con una delle canzoni più note dei Queen, We Are the Champions. E anche lei è un po' champions, di questo, di questo spettacolo, perché devo dire all'attivo non so quanti concerti, però. Ma diciamo che è un nuovo allestimento per questo tour che parte da Jesolo mercoledì 28, il 28 febbraio, con l'orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy. Ma la grande novità è che siamo riusciti in questi ultimi giorni a riportare con noi Steph Burns, che è il Grandissimo chitarrista di chitarrista. Vasco Rossi, ma non solo, e lui ha proprio fatto i Queen a Sanremo col volo, quindi l'aveva fatti con noi l'anno scorso, però poi giustamente aveva molti impegni, ma gli ho detto: Steph, per la prima di questo tour ti vogliamo con noi. E quindi lui, insomma, da grande amico con il quale abbiamo condiviso il primo concerto dei Queen con lui, dove cantava Marc Martel, che è la voce del film. La La voce voce di Freddie Mercury nel nel film. film, e quindi lì ci siamo un po' conosciuti musicalmente, e da lì è nata: ma perché non facciamo qualcosa insieme? Perché non lavoriamo insieme? E da lì è nato questo nuovo progetto sui Queen. Però, quindi lei ha già lavorato con lui? Sì, avevo lavorato con lui, ma poi la passione dei Queen è perché, va bene, è un gruppo che amavo da giovane. Poi nei miei repertori ho inserito la musica dei Queen. A un certo punto mi trovo a fare questo concerto con Marc Martel, però poi per una serie di coincidenze mi trovo a fare la produzione artistica di un brano con Brian May. E quindi capisci, quando succede uno più uno più uno più uno, dice: forse questa musica mi appartiene proprio. Quindi, lavorando un paio di mesi, c'era il problema del Quindi un po' Covid, per passione, quindi un po' per sorte, diciamo, sono sì, arrivati. sono Che messe insieme, no? Le due cose, quindi bello. parlando anche con Brian May, discutendo Ma sulla devo dire che è musica. molto bello, il maestro Diego Basso ha speso tutta la sua vita per la musica, per dirigerla, per raccontarla, per insegnarla anche moltissimo ai ragazzi, per far amare la bella musica di qualsiasi tipo di musica si tratti. E quindi è bello per vedere appunto come alla fine sia trasversale il suo lavoro con musicisti molto diversi, il volo, musicisti classici, l'orchestra che ha fondato, fino ad arrivare appunto a questi grandi solisti di rock, diciamo. Sì, ma è un po' la mia passione, no? Quando sono partito un po' con Paolo Limiti, lui mi ha fatto vedere la televisione, però mi ha sempre detto una frase. Mi ha detto: io facevo il grafico pubblicitario, poi a un certo punto ho mandato un testo a una grande artista, e da lì ho cominciato il mio lavoro nel mondo della musica. Dico, l'unica cosa che io chiedo alle persone che conosco è di dare qualcosa agli altri per la musica. Quindi, da questo suo un po' promessa, no, che gli ho fatto quando ho cominciato a lavorare con lui per 5 anni, a Rai 1, a Rai 2, e quando sono finito questo progetto con lui ho fondato l'Accademia, l'Art Voice Academy di Castelfranco, per un po' per passione, perché capivo che forse in quel tempo lì non c'era ancora X Factor, non c'erano Amici, non c'era nulla, e lui mi faceva vedere molto il mondo americano del pop. E da lì ho capito quanto necessità c'era di creare qualcosa di molto strutturato rispetto alla musica pop. E quindi da lì è nata l'Accademia, poi è nata l'orchestra, poi è nato tutto un mondo che gira intorno un po' alla Art Voice Academy, all'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e all'Orchestra Giovanile, perché poi con Sanremo Young nasce anche la
l'Orchestra Ritmo Sinfonica Young Orchestra per i ragazzi dei 18 e 25 anni. Quindi quanti sono adesso tutti questi musicisti che lavorano con lei? Ah beh, siamo quasi un 150, 150 che giriamo, perché poi logicamente noi non siamo un'orchestra stabile, quindi molti ragazzi, anzi sono molto felice perché molti ragazzi che hanno lavorato con me sono andati a lavorare con Muti, sono andati a lavorare in giro per l'Italia, sono al Massimo di Palermo, sono andati all'estero, non so, un nostro allievo di Art Voice Academy proprio mi ha scritto l'altro giorno che sta facendo Moulin Rouge in Germania come protagonista. Prima aveva fatto Rocky, poi aveva fatto cose in, aveva fatto il due musical in Italia, quindi i nostri ragazzi, vederli che nascono e poi crescono, c'è un'altra ragazza che adesso lo studia a Londra, cioè voglio dire, è una soddisfazione. Che bello, però poi io so, anche perché ha degli amici appunto che hanno frequentato, che lei li dirige anche solo con gli occhi, cioè che riesce a tenerli a bada, a fargli capire la musica anche solo con l'espressione, con... bisogna comunicarla insomma la musica in qualche maniera. Cioè credo che il direttore d'orchestra, a parte la preparazione che deve avere, deve essere strutturato, no? Però poi quello che tu comunichi, tu devi raccogliere quello che succede intorno, devi farlo passare attraverso di te, che deve arrivare al pubblico. Quindi non è in quanto una lettura di una partitura, ma in quanto un'interpretazione di quello che andiamo a fare. Infatti io non chiamo questo progetto dei Queen, non è una cover band, no? Non siamo una cover band, siamo un mondo dove io mi sono, ho cercato di, mantenendo la struttura dei brani, l'armonia dei pezzi, cercando di fare tutto come deve essere fatto, però reinterpretando i Queen e inserendo la grande orchestra insieme alla band e le voci, perché anche avremo 7 cantanti che canteranno tutti i cori di Queen, da Bohemian Rhapsody, tutto dal vivo, quindi un'altra peculiarità di questo progetto, che chi c'è non sente mai lo stesso concerto, anche se viene a tutti i concerti che andiamo a fare. Il repertorio Queen, esatto, è un repertorio molto vasto, che mi consente anche di spaziare e comunque di creare. E poi appunto ha citato lei Bohemian Rhapsody, devo dire che è anche il tipo di musica che si presta anche a questo esperimento. Molto, ma poi non dimentichiamo i duetti di Freddie Mercury e Montserrat Caballé, infatti avremo il soprano Claudia Sasso che arriva dalla scuola di Pavarotti, che è in carriera in tutto Barcellona. Il mondo, che faremo Barcellona e anche altri duetti di Freddie Mercury e Montserrat Caballé, perché comunque Freddie Mercury quando poteva andava all'opera. E si vede poi nelle sue scritture tutta la sua, la sua competenza in quello che lui fa, in quello che lui scrive. Assolutamente. Allora io ho visto, ci sono tutte le canzoni più belle, appunto alcune le abbiamo citate, ci sarà We Will Rock You, poi Somebody to Love, These Are the Days of Our Life, The Show Must Go On, che insomma è anche questo aspetto un po' triste, no? Legato alla vita. Alla fine della vita di Freddie Mercury, e quindi devo dire che ci racconta anche qualcosa questa storia di questo artista. Ma sì, sicuramente, insomma, noi cerchiamo di fare un excursus di brani più importanti, ma anche di qualcosa di meno famoso, no? Perché comunque grazie alle collaborazioni che ho avuto, insomma, sia con Marc Martel sia con sono riuscito a capire anche e a sentire brani, per esempio noi faremo cantare dei brani anche delle donne, perché Brian May stesso ha fatto cantare dei brani dei Queen a Carrie Ellis una volta che non c'era più Freddie Mercury, quindi io ho cercato di ascoltare tutti e poi di fare una mia idea, però se l'ha fatto, cioè fare cantare un brano a una donna di Freddie Mercury, se l'ha fatto Brian May, ha dato l'imprimato anche agli altri di poterlo fare. Certo, quindi questo è il senso. Quindi non mi discosto nulla da quello che ho cercato di ascoltare il mondo Queen in tutte le sue sfaccettature per poi portare una mia idea, però che non si sposta assolutamente, non ho stravolto nulla di quello che è il mondo Queen. Questo lo crediamo, anche perché i musicisti che sono abituati a maneggiare gli spartiti sanno che possono muoversi dentro agli spartiti e a quello che i musicisti creano, ma fino a un certo punto, insomma. Sicuramente quindi sì, fa parte del lavoro. Poi di un certo tipo di musica, ecco, sicuramente un tipo di musica che è conosciuta, è come la musica classica, è come la musica lirica. Cioè io sono non, molto sono di questo parere, credo che da parte della storia musicale dagli anni 70 in poi vada letta come
musica classica ormai, in un certo senso. Beh, anche perché sono passati anche gli anni, no? Sono passati gli anni, ma ci sono state anche delle band rock che, storica, devo dire, avevano una competenza musicale tale, un modo di scrivere la musica che, insomma, sarebbe anche giusto dargli il giusto peso, ecco. Ma sicuramente qualcuno mi diceva che anche Mozart era rock ai suoi tempi. Ma beh, per quello che ha fatto, per come si è comportato, sì, credo sia stato un uomo rock, perché esatto, la sua vita, la sua storia, credo. Senti, ma come ha studiato questo spettacolo? C'è solo la musica o c'è anche lei che parla con il pubblico? So che lei è molto, a lei piace molto coinvolgere il pubblico. Su questo spettacolo diciamo che è veramente la musica che fa da padrona. Abbiamo un nuovo set luci, un nuovo lavoro, perché insomma andiamo nel rock sinfonico, quindi non è più nella musica classica come un Morricone dove c'è un piazzato bianco. Siamo molto, molto attenti, no? Ad essere, perché giusto quel mondo deve essere fatto così. Questo modo siamo un po' più tutti rock, dall'abito al movimento alla direzione. Non salta sul palco, però non fai i gesti di Freddy. No, non mi permetto, però insomma ogni tanto qualche chiusura un po' più intensa sì la facciamo. Ah, ecco. Va bene, diciamo allora, l'abbiamo detto, il 28 febbraio al Palazzo del Turismo di Jesolo, ma è solo la prima tappa di un tour che poi vi porterà un po' in tutta Italia. Vedo che sono 6 date. Sì, 6 date adesso e poi ne saranno una decina sicuramente in ottobre, dove toccheremo anche l'Aristo di Sanremo, il Gabber di Milano. Insomma, stiamo adesso programmando. Andremo a Trieste, a Trento, Bologna, Torino, Roma, quindi insomma ci allargheremo molto nel mese di ottobre. Steve Burns nella prima di questo set, però stiamo capendo se a ottobre, dopo il mondo vasco, perché sappiamo che adesso parte poi in giugno, riempie il mondo vasco, però stiamo capendo, non è escluso che a ottobre torni con noi per tutte le date, stiamo lavorando anche su questo. Che bello, ma io ho letto una cosa bella che lei appunto l'ha detto un po' prima, che però i Queen sono entrati nella sua vita fin da ragazzino sostanzialmente, quindi è una compagnia che l'ha seguita nella sua evoluzione anche musicale. Ma sì, ma allora credo che tutti noi, no, abbiamo dei gruppi sul quale da giovani io ascoltavo come adesso, ascolto un po' tutto, però poi c'è, ti affezioni ad alcune cose o ad altre cose, anche se non puoi non aver sentito e ascoltato i Beatles, non puoi, esatto, cioè, insomma c'è un mondo, no? Tony Hadley, Spandau Ballet, non puoi, io ci ho lavorato con lui, lavorato e con quindi lui. Ho collaborato qui Duran Duran, cioè vuol dire non puoi non conosce, no? Poi i Genesis, ma possiamo fare, insomma, 70-80 c'era il mondo, il 70 mondo. Ecco ancora più, e tutti i grandissimi gruppi, grandissimi Pink Floyd, cioè, diciamo, possiamo stare qui a fare un elenco, non finisce più. Poi ci si affeziona a qualcuno perché ti appartiene di più, per esempio a me, il gruppo italiano che mi ha sempre appassionato di più e magari forse contro un po', era un po' diverso dei miei coetanei, no? Dici, ma no, ma ancora ascolti i Pooh? Perché questo era, no? Quello ascolti tu e musica melensa, no, non è quello, non è il mondo. No, e invece a me, a quel tempo lì, anche se ero giovane, mi piacevano di più. I Pooh, d'altra parte, mi piacevano molto i Queen. Quindi erano un po' questi due mondi, no? Anche se poi i Beatles, insomma, è stata ho anche in repertorio un concerto intero sui Beatles, voglio dire, perché anche i Beatles sono state qualcosa di straordinario. Assolutamente, poi con i Pooh so che la collaborazione con Roberto Facchinetti, che poi è sfociato in questo progetto Symphony, che sì, non è finita, potrebbero essere anche magari qualche novità, no? No, ma guardi, l'hanno annunciata ai giornali questi giorni. Sì, sì, nel prossimo tour, Amici per sempre 2024, ci sarà una data che è a Marostica, al castello, Piazza Castello di Marostica, dove ci sono io con la grande orchestra, quindi sarà l'unica data italiana dove i Pooh avranno una grande orchestra dal vivo, 40 elementi d'orchestra insieme a loro, quindi è una novità di quest'anno, è l'unica data in Italia di quest'anno a Marostica, a Piazza Castello, dove faremo questo. Sarà spettacolare proprio Piazza Castello, insomma, Marostica. Guardi, stiamo cominciando adesso a lavorare la parte musicale, avremo qualche mese per farla, però sarà una cosa molto bella perché sarà un'orchestra, una grande orchestra, cioè non sarà, non so, qualche arco, siamo 40, quindi elementi. L'orchestra sinfonica pura, quindi vuol dire fiati,
legni, quindi due obu, due fagotti o clarinetti, e poi due corni, due tromboni, cioè tre tromboni, due trombe, tutto il mondo, violini, viole, violoncelli, contrabbassi, cioè proprio sarà la grande orchestra sinfonica, quindi è un impegno a parte di tutti, un lavoro veramente importante e straordinario. Per questo ringrazio Due Punti, perché ha avuto questa grande, secondo me, intuizione di mettere insieme i Pooh con una grande orchestra e fare questa data unica a Marostica. Allora, il maestro Diego Basso ovviamente sta lavorando su tanti progetti, uno anche a marzo sarà molto bello perché è un concerto che si inserisce nelle celebrazioni di Marco Polo a Venezia ed è un'altra delle sue grandi passioni musicali, dedicato a Ennio Morricone, questo concerto. Anche qui lei ha lavorato molto anche su questa musica, le musiche delle colonne sonore sono parte della sua storia, quindi come sarà, cosa ci sarà? Ma allora, sicuramente quest'anno sono 20 anni che porto in giro per l'Italia e per il mondo le musiche di Ennio Morricone. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di parlarci insieme, perché poi quando si lavora con un autore, no? Quando si deve interpretare un autore, la fortuna è poterci parlare, è poterci stare insieme, è poter respirare quello che respira lui della musica, magari confrontarci su delle varie situazioni. Io sono stato molto fortunato su questo, perché l'ho potuto conoscere di persona, ho potuto andare a sentire le prove dei suoi concerti e quindi capire quello che lui tirava fuori da quelle musiche lì, perché le prove erano proprio quello, no? Sentire la sua, il modo che lui conduceva, cosa voleva. Io sono molto emozionata a quello che sta raccontando lei adesso, perché credo che sia stato proprio uno dei grandissimi della nostra epoca lui, e quindi vederlo. Credo il più grande compositore, senza togliere niente agli altri. Vederlo dirigere, scoprire un po' tutti i suoi segreti durante le prove, che era il momento più bello in cui vedere un artista. Sì, ma poi anche parlare con lui. Quando lui ti racconta che il rapporto con Sergio Leone, che delle cose sono arrivate, erano sulle scale che si parlavano e lui minimamente il tema e poi metteva giù il tema e poi sentiva. Poi io ho lavorato anche con Alessandro Alessandroni, che è stato il fischio di Morricone, tutti i brani western li ha fischiati Alessandro Alessandroni, quindi ho avuto la fortuna di stare molto spalla a spalla anche con Alessandro. E, insomma, questo ti fa crescere, no? ti fa lavorare. Sì, sì. Poi, andrò in avanti, appunto, rifare i suoi brani, sarà ispirato a tutto questo. Poi il percorso con Andrea Griminelli, che è stato uno dei flautisti di Ennio Morricone. Ennio Morricone ha scritto di brani per... c'è un brano per le antiche scale che è stato scritto da Morricone per Andrea Griminelli, per pianoforte e voce, che poi io ho portato per orchestra. Quando andiamo in giro per il mondo con Andrea Griminelli lo facciamo. Quindi abbiamo, ecco, di Morricone ho cercato anche di prendere dei brani tipo dal film Le Professionnelle, che non è neanche uscito in Italia, il brano è Chi Mai, è un brano che non si sente da nessuna parte, però è un brano che ha una forza, una bellezza. Uno per le antiche scale, secondo me, è un altro brano straordinario. Quindi ha una produzione immensa, ma di brani veramente, di temi veramente importanti, no? Quindi noi, oltre a fare, c'è una volta in America, c'è una volta in West, Gabriel Sobue, Nuovo Cinema Paradiso, che sono Là c'è da lavorare, secondo me, su questo sulla produzione di Morricone, trovare un modo di fare una specie di integrale, come si fa per i grandi artisti del passato, credo che sia. Ecco, poi l'ultimo disco che ho fatto, a parte il mio lavoro, il mio disco con la grande orchestra, ho fatto un altro disco con Andrea Griminelli, dove c'era ospite, c'è stato Sting, c'è stato Zucchero, la Aida Garifollina, Chris Botti, quindi anche portando dentro a questi artisti un Morricone cantato. Quindi loro, per esempio Sting, ha preso un tema e ha scritto il testo su questo tema. E quindi è uscito un pezzo che è Morricone, ma c'è un mondo Sting. Zucchero ha fatto quest'altro tipo di lavoro. Quindi, insomma, ho avuto la fortuna di fare Morricone dall'origine, diciamo, no? Ascoltato in origine per poi portarlo e sentirlo. Qui al Malibran sarà Marco Polo, perché? Perché Morricone ha scritto Marco Polo e il film su Rai 1. Quindi io prenderò
qualche pezzo, qualche estratto di questo film, perché adesso questo è l'anno delle 700, dei 700 anni di Marco Polo in Cina, della morte di Marco Polo. E quindi stiamo vedendo di portare un progetto sulla musica di Morricone e al Malibran faremo un paio di brani di Marco Polo, del Marco Polo, e poi tutto il concerto classico nostro di Morricone, però nella versione originale. Stiamo vedendo alcune immagini del Malibran. Ah, dell'altro anno. Sì, no, qui siamo ai Salieri di sabato scorso. Questo è sabato scorso, abbiamo fatto il concerto al Teatro Salieri con un doppio concerto, perché era sold out il primo e anche il secondo, e porteremo, appunto, lei vede, questo concerto in sinfonica pura. Quindi torniamo un po' alla prima versione che ho fatto nel 2004, quindi solo grande orchestra, mentre poi nello sviluppo ho fatto un lavoro con cori, con solisti, con artisti, invece penso che dopo 20 anni tornare un po' all'origine, alla purezza del suono sinfonico, visto che siamo al Teatro Malibra, porteremo questo progetto. Che abbiamo anche una piccola clip audio che possiamo forse sentire adesso, proprio legata a questo concerto al Malibran, magari vediamo se la regia mi aiuta un po' e possiamo vederla, una piccola clip di qualche secondo che possiamo magari trasmettere. Ecco, allora abbiamo visto appunto le immagini di questo concerto fatto a Salieri, che però diciamo è un po' l'anticipo di quello che si potrà vedere a Teatro Malibran il prossimo 27 di marzo. Di marzo, quindi insomma siamo contenti, perché il Malibran è sempre un grandissimo teatro. E poi ci ha già trasportato un po' in questa atmosfera, no? In questo mondo un po' di sogno, era veramente come stare su una nuvola a sentire questa musica sostanzialmente. Sì. Ed è la magia della musica, no? Che ti trasporta altrove, e anche la magia di Morricone, che sapeva farci volare in un luogo spirituale alto. E... certo. Lei con Morricone, che ha conosciuto personalmente, così, ma fin da ragazzo ha avuto, come è stato per i Queen, una grande passione per la sua musica? Ma un po' più avanti, non proprio da ragazzo, però un po' più avanti, quando ho cominciato a scoprire il mondo Morricone, perché poi è un mondo, no? E quando ho cominciato a uscire, vedere certi film, certe cose, e poi da lì una volta che ti appassiona qualcosa, poi vai a studiarla, e quindi poi sono a cercare di capire, perché poi non dimentichiamo che Morricone, la sua musica non era questa, che Morricone questa è la musica per il cinema, ma certo. Poi lui aveva tutta la sua musica sinfonica, dodecafonica, aveva tutto il suo mondo, del quale è un mondo straordinario, complesso, complicato, ma non dimentichiamoci che Morricone nasce come arrangiatore pop, abbronzatissima. L'arrangiamento di Ennio Morricone, ma Se telefonando di Mina, parole di Costanzo, musica di Ennio Morricone. Quindi un uomo che scrive dalla abbronzatissima per arrivare alla dodecafonica, per arrivare alla musica da film, credo che, non so, cioè io non conosco compositori del secolo che abbiano questa apertura totale verso la musica, ma cioè scrive bene qualsiasi cosa, perché se telefonando, scusate, telefonando, è un pezzo straordinario. E anche io li ho amati tutti questi che lei ha detto, ho amato la musica da film, insomma è stata veramente un'avventura che ci ha anche a me mi ha accompagnato per tutta la mia vita, insomma. E appunto, come dicevo, secondo me sarebbe bello vedere tutta la sua integrale, anche se è difficile, perché appunto ha prodotto veramente 450 film. Poi non so quanto, di quanto esistano partiture, di quanto esistano. Allora, esiste tutto, ma la musica del maestro Morricone non c'è, diciamo che è tutta segretata. Viene ricostruita, esatto. Quindi deve essere io ho fatto il mio lavoro, è stato quello di ascoltare e di trascrivere. Che io la chiamo trascrizione, però non esiste una partitura, e io ho cercato di trascrivere le versioni dei film,
non le versioni dei dischi, che sono diverse. Perché le versioni dei film seguono le immagini, le versioni dei dischi sono molto più quadrate. Quindi io ho cercato di trascrivere quella musica. E lui ha visto le mie trascrizioni ed è stato, mi ha detto che sono fatte, anzi mi ha fatto i complimenti, sono fatte molto bene. Mi ha detto, guardi, vorrei un giorno venirla a vedere. È stata la più bella cosa che mi ha detto. Assolutamente. Quando mi dice, vorrei un giorno venire a vedere il suo concerto. Ma è rimasto segretata anche adesso che non sì, 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 lui non ha mai pubblicato nulla, ci sono delle cose con accordi, dei temi, voglio dire, no, però la partitura orchestrale non è mai uscita, anzi lui aveva una persona che le portava a leggio e le portava via. L'orchestra arrivava, trovava la parte a leggio e doveva lasciarla a leggio e lui ce la riportava via. Ma credo sia anche onesto e giusto. Credo che sia giusto, però credo che sia anche giusto adesso tirarle un po' fuori queste partiture e farle conoscere. Ognuno di noi, ognuno dei musicisti. Allora adesso c'è il figlio che ha fatto delle cose, no? In giro per il mondo, perché c'è un figlio direttore d'orchestra e un figlio che ha fatto, perché fa il produttore, quindi col quale ho collaborato per il disco con Griminelli, con Sting, eccetera. Quindi insomma c'è un mondo, ecco, intorno. Senti, di queste produzioni nasceranno anche dei contenuti multimediali, dei video, del... Allora, per ora siamo alla discografia, anche dei Queen c'è una discografia, uscirà proprio in questi giorni il nuovo album del concerto dei Queen, e poi a livello video oggi è un po' cambiato, no? Perché quel mondo YouTube, quel mondo abbiamo, ecco, c'è del materiale, insomma, noi cerchiamo sempre di fare documento, quindi riprendiamo sempre i concerti, riprendiamo sempre tutto, perché poi è storia, è quello che rimane, no? Che poi dobbiamo avere per comunicare, perché oggi la comunicazione è essenziale. Assolutamente, però per me quando uno vede un'orchestra che suona, capisce la musica molto di più, insomma, vedere e ascoltare un'orchestra dal vivo attraverso dei video, vedi con una buona regia, secondo me è comunque educazione musicale. Rai 5 ci sta facendo vedere delle cose straordinarie, su questo bisogna dire alla Rai che ha fatto un bel canale per chi è appassionato. No, vabbè, ma è un canale suo, non è un canale, sì, no, certo, che un lavora canale sull'opera, sulla musica, cioè ogni tanto uno dice mi pulisco un po' le orecchie, no? E va, Rai 5 ascolta quello che c'è, va bene. E quindi va bene. Ha ragione. Allora, siamo in conclusione e voglio ricordare queste due date perché appunto sono due concerti a febbraio e a marzo da non perdere. A Jesolo il 28 febbraio, prima data del tour dedicato ai Queen, Diego Basso Plays Queen, con ospite speciale Steph Burns. Il 27 marzo invece al Teatro Malibran a Venezia, l'omaggio a Ennio Morricone. Ringrazio il maestro Diego Basso. Grazie. Di essere stato con noi, buona musica quindi. Grazie, buona musica a tutti. A tutti. E come diceva Ezio Bosso, la musica non è di chi la scrive, non è da chi la esegue, ma è di chi li ascolta. Grazie. Grazie a voi. Per essere stato con noi. Noi ci vediamo come sempre domani. Arrivederci a tutti.